女士们、先生们，欢迎来到李世峰茶谈录。Ladies and gentlemen, welcome to a TV Lee。今天呢，非常开心能邀请到来自意大利的画家唐纳托老师，还有汉学家玛利亚老师，来跟大家分享一下唐纳托老师的画作，他是如何开始进行创作的？那么，他通过他的画要向世界表达什么样的思考？那现在，请玛利亚老师帮我翻译一下。好，首先我想感谢你，今天邀请我们参加这一次的会议。然后我现在帮助你翻译一下。Allora, Donato, la prima domanda che ci fa il professore Lee è quella riguardo alla tua arte. Cosa vuoi esprimere con la tua arte? Allora, io attraverso la mia arte voglio esprimere il mio territorio, i miei luoghi di appartenenza. OK，首先，艺术家说他通过他的艺术想表达他自己的家乡。Sono questi luoghi che poi mi danno quelle emozioni che io trasformo con i colori e con le forme sulle tele.因为他是通过他的肖像，他可以表达出来他自己的想法，然后他是通过那个颜色的用法，他可以在那个作品中表达他想要就是的那个想法。La natura è uno degli elementi principali che mi porta ad esprimere i miei sentimenti con la pittura e attraverso la natura io voglio parlare anche di situazioni attuali come l'inquinamento ambientale. 因为他说，对他来说，自然很重要，因为自然它是那个作品中的主要元素之一。然后他通过自然可以就是表达他自己，也可以表达就是现代的一些观点，比如说那个就是我们目前有的那个环境污染的那个问题。C'è una frase molto toccante che mi è servita da stimolo e ve la posso dire. Gli alberi sono le colonne del mondo. Quando tutti gli alberi saranno abbattuti, il cielo cadrà sopra di noi. 因为他说有一个，就是有一句话，让他感动。然后他说这个计划是，就是对他来说，树是一个就是世界的。那个，裂。然后，如果没有树，世界上没有裂。Questo世界mi ha上没有树，portato di... 没有什么。如果就没有是他树，世界上就没有人类，或应者说。该对，就是那个 column English 说 column，对，好应该的。是那个竹子，对。种子，OK，seeds。Seeds. 不是，是那个 column，就是这个对他来说，因为如果你看到他的作品，他的作品中一直都会画那个数字，因为他说对他来说数字很重要，因为是世界的那个主字，就是那个 column。好的。La mia cifra stilistica è composta di pochi elementi. La luna, e quindi la luna come elemento che mi riporta a situazioni di sogno, di favola, di oniricità. La luna anche come luce e fonte di speranza. 然后，如果我们就看到他的作品，我们可以就是看出来，他的就是作品中有一些的那个 symbols，就是一些的那个东西，比如象说征，对，然后比如说有那个月亮，为什么对他月亮很重要的？因为通过月亮，它可以表达那个文化和那个童话。
L'albero come elemento di congiunzione tra cielo e terra, come elemento simbolo della vita.然后他的左边也有那个数字，因为数字可以作为就是连接天地的元素。OK，明白。对。我看到这是唐纳托老师背后的画作，有大片的蓝色。那么这蓝色是代表天空吗？还是有具体什么样的意思？Vuole sapere come mai nei tuoi quadri ricorre sempre il blu e cosa vuole rappresentare? Rappresenta il cielo. Il blu è un colore che traspira sensazioni di tranquillità, di pace. E sì, io lo riporto soprattutto nel cielo, è uno dei miei colori preferiti e mi piace l'accostamento che poi si viene a creare, ad esempio, con il blu scuro e il giallo della luna. E diciamo questo blu scuro e il giallo della luna ti piace per un significato specifico oppure perché proprio per i colori? Per i colori e per il contrasto che danno. Il giallo del colore caldo, se vogliamo, e il blu che è un colore freddo. Però il blu come colore che porta a situazioni di rilassamento, a differenza del rosso che invece è un colore che dà una carica più incisiva, più di forza, di passione. 就是艺术家说，首先这个蓝色是他最喜欢的颜色之一，然后这个蓝色是一种给人就是宁静和平和的颜色，然后他觉得通过这个蓝色可以表达天空，然后他也喜欢那个深蓝和月亮的黄色在一起的。好的，谢谢唐纳托老师的分享。其实，在中国，蓝色或者说是代表着一种平静，代表水。中国有一句古话叫做"仁者乐山，智者乐水"。那么，在老师的画作里边，我看到了很，就是他对整个生活还有。画作的智慧的表达，really wise, the wise expression, because of the water, you know, and then I think he can，他有这种一直流动的思想在里边。Allora, niente, il professore lì ci spiega che anche per la cultura cinese il blu è un colore importante proprio perché rappresenta uno degli elementi che è quello dell'acqua e quindi anche lo scorrere, perché l'acqua sicuramente ha il significato di un flusso, di qualcosa che scorre. Per cui gli piace questo accostamento che fai dei colori e lo ritrova anche nella cultura cinese, ovviamente. Grazie. E poi volevo continuare con gli elementi che caratterizzano i miei lavori. Un altro è quello della casa, la casa come simbolo della famiglia, simbolo dell'accoglienza, dell'unione. 就是他说，他想继续说一下，就是关于他的作品中的一些元素。就是如果我们看到他的作品，我们可以看出来有很多的房子。为什么？因为对他来说，房子表达家庭，然后团聚，所以是一个很重要的象征。那就是我看到老师的画作以蓝色为主色调，那中国的山水画以黑白为主色调。那么老师有曾经了解过中国的山水画作吗？之前您提到，然后在杭州的文博会，然后就是中国和意大利的画家进行过交流。这个是一个，具体是一个碰撞出来什么样的火花呢？Allora, vuole sapere un po' la tua conoscenza che hai dell'arte cinese, visto che comunque rappresenti il cielo, il blu come
colore rappresentativo dell'acqua e quindi del flusso, dello scorrere. E poi, visto che abbiamo partecipato alla 17ª edizione della fiera ad Hangzhou dell'Expo, vuole sapere attraverso questo scambio culturale che cosa hai compreso dell'arte cinese. Per la verità c'è stato poco tempo per poter entrare in sintonia con situazioni che appartengono più alla cultura dell'arte cinese e sicuramente è un elemento che va esplorato, va studiato Certo, e approfondito. approfondito, esatto, e potrebbe essere anche da spunto per creare delle unioni fra l'arte cinese e l'arte che esprimo io Certo. attraverso la mia pittura e i miei colori. Certo，就是说，艺术家说，因为这一次我们参加文博会的时间不多，因为这一次我们只有待4天，所以没有时间去研究中国的艺术。但是他说这一次就是他会有就是对那个中国的艺术更深入的了解。他就希望以后再可以去研究一下，所以因为这是他第一次去过中国，所以他觉得通过这一次，他就会学到新的东西，然后他希望以后可以就是跟中国有更多的交流。E sicuramente, come diceva il professore, il maestro, un elemento che ci accomuna è il colore. L'arte è universale.对，就是他说，按照你刚才说的，就是李老师说的，就是中国艺术的作品中也有这个蓝色去表达天空和水，所以他说，对他来说，这个艺术每个国家都有，就是因为是一个就是普遍的艺术。然后他说，通过我们的那个学习和研究，我们就可以看到一些的同样的东西。那你看，刚才艺术家提到，他为了表达对家乡的爱，对家乡土地的爱，他创作了他的画作，有树，有房子，包括有天空。那么你像，比如说，我是通过武术，因为河南这个地方在中国的中部，是太极拳和少林拳的发源地，然后也是中国道家思想的发源地。那么我是通过像进行武术教学，跟大家分享武术，还有中国古典哲学，来表达对家乡的热爱。这也是后来变成了我的职业。那么是因为什么样的缘由促使了艺术家来进行绘画的创作，去表达家乡的热爱，还是这是从小开始呢？还是长大之后？那么我们都有乡愁，homesickness，对不对？然后是这从小就开始呢，还是长大之后开始呢？我是长大之后才开始通过武术和古典哲学来表达对家乡的热爱。好，那我问他问一下，就是我问他，allora il professore lì ha detto, visto che comunque nei tuoi quadri ricorre sempre l'elemento della famiglia attraverso la casa, c'è il cielo come elemento unificatore, ma in generale c'è sempre un ritorno alle origini e quindi alla casa natia. Vuole sapere se questa cosa ti è partita da piccolo oppure diventando grande, perché nel caso del professore Lee, lui essendo esperto di arti marziali in quanto le insegna, attraverso le arti marziali ha riscoperto le sue origini e quindi il suo luogo natio, proprio perché dove si trova lui, nello Yunnan, c'è un tipo particolare di disciplina del Tai Chi e dello Shaolin. Quindi lui, attraverso lo studio di queste discipline di arti marziali, ha fatto anche un processo a ritroso rispetto alle sue origini. Però questa è una cosa che ha fatto da adulto, non l'ha fatto da bambino. Quindi voleva sapere a te com'è successo questo recupero delle origini. E quando è successo?
Sì, sicuramente è un percorso che si è evoluto ed è nato pian piano, non subito, si è trasformato nel corso del tempo e in base anche alle esperienze e alla sperimentazione della tecnica e dell'uso dei colori. E sicuramente i miei lavori riprendono qualcosa di interiore che appartiene al mio passato, ma lo rivivo in maniera molto fanciullesca, perché voglio tralasciare dalla scena quelli che sono i problemi o le problematiche che poi creano quegli stati d'animo che ti fanno star male. Quindi il colore è utilizzato propriamente in questo modo allegro, vivace, perché deve suscitare delle emozioni positive. E il ritorno alla fanciullezza, poi, ma che nasce nel tempo. 就是他说，如果我们看到他的作品，我们可以看出来两个很重要的元素，第一个是那个动曲，第二个是那个就是因为他说我们长大之后，我们的思想有很多的想法，但是我们也会遇到很多的问题。但是我们笑的时候，一般来说没有那么多问题，所以通过他的作品，我们就可以就是，回到我们自己的那个童趣，然后我们就会把所有的不好的事情或者很多的想法都走了，因为我们笑的时候，一般来说我们跟家庭在一起，然后我们有安全感，然后他说这个就是。他的艺术不是突然就有了，他是慢慢来，就是他通过积累的经验，他就到他现在就是目前的那个艺术的观点。好的，谢谢老师。其实我的表弟也练习绘画，并且他刚刚考入了中国的一所大学，就是专业就是绘画。那么他从很小的时候就开始画画，一直到现在进入大学。那么老师之前就是在他的绘画生涯中有没有遇到过瓶颈？就是需要有的时候就是找不到灵感去进行创作，那么是如何克服了这种创作瓶颈了呢？Allora, il professore lì ci fa un esempio di un altro professore, di un altro artista che anche lui comunque ha dovuto trascorrere un certo vissuto per arrivare alla sua arte. E lui vuole sapere, insomma, la tua ispirazione da dove parte e se hai avuto dei momenti in cui non avevi l'ispirazione. Inizialmente si parte sempre dal copiare artisti famosi, artisti importanti, come per esempio citiamo Van Gogh come espressione massima, però ce ne sono tanti altri. Poi da copiare e prendere spunto da questi grossi nomi dell'arte mondiale. Ci si affina e si crea una tecnica e una visione personale di quello che si produce su tela.就是艺术家说，一开始的时候，艺术家会从那个大的艺术家，有那个灵感，比如他自己，他就看到那个梵高的作品，然后看到之后，他就会有很大的那个灵感去做他自己的艺术，然后慢慢来，他就长大之后，他就自己发现他自己的风格，然后把这个风格放到他的作品中。明白了，非常感谢。因为我看老师背后的三幅画，
我就想起来梵高的，星空 Starry Night，对，然是后的。是非常的印象深刻的。那么，在艺术家这么多年的创作过程中，是如何保持自己的风格，并且，因为我们的艺术要向世界表达我们的内心，那么我们可能希望别人来购买我们的绘画，那么这个购买行为就是商业行为，对不对？那么如何我们在保持自己的风格和适应市场做一个平衡呢？还是就是我只是坚守我的内心，那么或许这个市场就会来找我。所以你就想知道一下，因为这个艺术里我有我们自己的灵感，我们自己的那个想法和生活，然后我们要去销售那个作品的时候，是那个市场找我们，还是我们是按照那个市场去对，花？如对我们是对，是这样子。这是问题。好，我嗯。去问一下。OK。Allora, prima di tutto, il professore Lee dice che appunto dai tuoi quadri può vedere degli elementi di Van Gogh, per esempio come quelli del quadro Starry Night, non so come si chiama in italiano, lui me l'ha citato in inglese, poi magari lo controlliamo, però penso Notte Stellata. La notte stellata, sì. Notte Stellata, sì. E poi dice, visto che comunque il mondo dell'arte si mischia con quello anche del mercato, perché ovviamente tu nel momento in cui realizzi un quadro poi lo devi vendere e all'interno del quadro comunque ci sono c'è il proprio vissuto, c'è la propria esperienza, c'è la propria ispirazione, quindi è legato alla sfera personale. È il mercato che va a influenzare l'opera oppure l'opera che nasce e il mercato la cerca, nel senso come avviene questo rapporto tra l'opera e il mercato? No, l'opera ha una sua strada preferenziale, non segue il mercato. Sicuramente però l'opera è un'opera contemporanea che fa parte di un periodo diverso rispetto a quello di Van Gogh o di altri artisti. Quindi nel corso degli anni anche l'arte ha avuto delle evoluzioni, delle trasformazioni, però io non faccio arte pensando al mercato, ma faccio arte perché mi viene da dentro e sono ispirazioni che colgo tutti i giorni nel vivere una vita Certo. in un paese piccolo, nel quotidiano. In un posto dove la natura è uno degli elementi che Sì, mi infatti lo porta spiego, poi a comunque tu fare vieni dalla questo. Basilicata e hai, insomma, trae ispirazione proprio dai luoghi che vivi ogni giorno, più che dal Certo. mercato. 就是说，艺术家说他的就是那个艺术和他的作品不是从那个市场来的，是从他自己的那个灵感来的。因为他住在意大利的南部，他的圣教意大利语叫 Basilicata，然后这个 Basilicata 的省有很多的自然的地方，因为那边有很多的小村，还有城市不大，所以没有污染，还有自然，所以他天天住在这个村，他会就是拿到他的灵感，然后把这个灵感和他每天看到的那个自然放到他的画中，所以他觉得他是通过他自己要表达的，就去画出来，不是通过那个市场的规定或者市场的需求去画出来。好的，谢谢老师。那比如说，你像梵高，他是非常的，他的画作是非常的具有前瞻性的，是非常的具有创造性的。但是当时的人们不是很理解，所以对，说梵高的一生，在他生前可能比较贫困，那么现在在中国也有非常多的画家，
比如说我的表弟，他们可能从大学毕业之后就要进入到去要找工作，去进行创作他们的作品，进行销售他们的作品。那么老师有什么建议给这些年轻人分享的？就是他们要怎么办呢？具体在这个进入到社会中，从学校进入到社会中，如何平衡自己的创作和自己的谋生的这个手段？对，这个是很好的一个问题。对。我问一下，allora il professore lì ha detto, per esempio, se noi prendiamo la vita di Van Gogh, lui era molto innovativo attraverso la sua arte, però i contemporanei a lui non la comprendevano, per cui ha vissuto una vita di stenti, perché spesso, il genio appunto non viene capito. E poi ha fatto anche un esempio attuale che è quello di suo cugino, che lui appunto si è laureato all'Accademia di Belle Arti, adesso deve addentrarsi nel mondo del lavoro e quindi è difficile il passaggio appunto dallo studio a fare poi della propria arte uno strumento di guadagno. Quindi vuole sapere insomma come si fa, se c'è qualche consiglio specifico. Allora io ho detto che si tratta di una bella domanda perché appunto è questo a volte il dilemma che bisogna risolvere. Superare. Sì. No, guarda, la risposta potrebbe essere anche molto semplice. Ci vuole tanta passione e determinazione e si raggiungono tutti gli obiettivi che si vogliono. 就是他说这个，就是回答这个问题不难，因为如果你真的要一个事情。实现你就会就是得到你的目标，所以如果你非常喜欢做这份工作，然后你对这份工作热爱的话，那就会成功。Io ho iniziato quasi per gioco, ormai sono oltre 45 anni, perché c'erano gli amici che a scuola, parliamo delle scuole elementari, io barattavo i compiti con loro. Loro mi facevano i compiti di matematica e io in cambio facevo loro i disegni. Quindi da lì è iniziato un po' tutto il percorso che poi mi ha fatto arrivare A a oggi, oggi. certo,他说他是从小的时候开始，因为他上小学的时候，他就作为一个玩的事情，他就让他的同学给他把那个数学的作业送给他，然后他就会把那个他画的作品送给就是同学给他送的那个就是作业的那个学生，然后他说。他小学的时候开始，就是通过他的画、他的作品，有这个玩的事情，然后慢慢来着。他就长大之后了，他就继续画。然后，如果我们看他去上小学的时候，他也通过这个，就是打住把他的作品，送给就是给他做那个作业的小学生，这个也是。是一个可以得到的一个，就是不是赚钱，但是也可以得到一些的那个好处。所以他是从小的时候开始用他的艺术、他的作品去得到一些的好回处，报，一些的。对，是的。嗯哼，嗯哼。然后他现在他就做这个工作做了已经45年多了。对。啊，非常感谢老师的分享。那么现在，比如说我们在看我们节目的人，想要购买老师的画作，如何来进行购买呢？并且老师是只是。绘画并且销售画作，还是提供一些，就是比如说绘画的教学工作呢？Allora, vuole sapere come insomma funziona il tuo tipo di mercato? Tu vendi quadri, dai anche delle lezioni, come si svolge la tua vendita? Sì, io ho una galleria d'arte che ho creato circa 35 anni fa. E nel corso di questi anni ho tenuto dei corsi anche nelle scuole pubbliche,
a ragazzi di scuola elementare. Abbiamo fatto dei progetti insieme, anche abbastanza interessanti fuori dal contesto scolastico. Certo. Ho tenuto anche dei corsi privati all'interno della mia galleria. Oggi però questi corsi non riesco più a gestirli perché il tempo è poco. E attualmente io ho dei canali di vendita anche con altre gallerie dell'Italia Anche e Tibo, anche ovviamente. attraverso alcune società che vendono la mia arte su internet, però parliamo di riproduzioni e non di originali. Quindi Poi, il mio tra l'altro, in fiera mercato. è stato venduto, sono state vendute molto bene le tue opere in Cina. Sì, devo dire che io sono contento, sono rimasto contento, entusiasta dell'esperienza avuta ad Hangzhou perché ho trovato una partecipazione da parte della comunità cinese molto interessata all'arte e ai miei lavori. Quindi l'esperienza è stata positiva e spero po si possa ripetere in futuro qualche altra situazione simile. Certo，就是艺术家说他是35年前在意大利开了一个美术馆，然后他的作品可以通过就是他在意大利的美术馆被销售，然后除了这个美术馆之外，他是也通过其他的机构，也包括我自己的机构，他在国外去买他的作品，然后他说这一次我们去参加那个杭州的文博会，他就对他就是留了很好的影响，就是因为他就看出来中国人对艺术有感兴趣，然后特别是他对就是他们对他的作品也有很大的感兴趣，所以他就希望以后再可以去参加就是很像尊重活动的其他的活动，然后他说他在线上也可以购买他的作品，然后他之前在意大利，就是在那个公立的小学也上过一些课程，然后在他的美术馆也有一些私立的课程，但是因为时间不足够，所以他现在没有时间去就是管这个教学的工作了。好的，那非常感谢唐纳托老师精彩的分享，然后您的画作相信会带给会把您对自己对家乡的爱表达，并且传递给更多的人。我们每个人都有乡愁，都有对家乡的爱，然后是非常容易产生共振的。然后再次也感谢玛利亚老师的精彩的翻译。非常感谢。那么在屏幕前看我们李世峰茶谈录的朋友，欢迎我待会儿会把老师的美术馆的网站，包括如何在线上跟老师购买画作，包括玛利亚老师的社交媒体放到下边。那么Ciao,请sì.给老师翻Allora,译一下。professore Lee ci ringrazia, ringrazia te per la tua partecipazione, per aver condiviso la tua esperienza, ringrazia me per aver fatto da interprete e dice che metterà all'interno del video tutti i canali attraverso i quali è possibile acquistare le tue opere. E insomma, ti ringrazio soprattutto per il fatto che all'interno dei tuoi quadri tu riesci a rappresentare l'aspetto appunto del luogo natio, perché le persone quando guardano i tuoi quadri possono a loro volta riportare indietro, cioè andare indietro nel tempo e rivivere le proprie origini. Io ringrazio il professore e voglio aggiungere che mi ha trasmesso uno stato di serenità con il suo modo di porsi, di parlare. Ok. E spero un giorno di poterlo incontrare.
这是艺术家说，非常感谢你，你今天邀请我们参加这个活动。然后他说你就是通过你的态度给他一个平安的感觉。然后他希望有一天我们可以见面。好的，非常感谢，也欢迎您再来中国，来到中国河南，来到我们的茶室和功夫学校进行交流。Ok, ci ringrazia e siamo benvenuti alla sua scuola nello Henan per continuare appunto questa conversazione sull'arte.我们可以一起喝茶。E possiamo好，bere insieme del tè.那个非常感谢。How to say thank you in Italian？Grazie. Grazie, ok. Grazie and Grazie. ciao. Thank you,再见。ciao. Ciao. Ciao.